Warnex Fest con Matteo, Luca e Luigi in arte The Pills. Ragazzi, ormai un sacco di gente fa video su YouTube, li mette sperando di fare successo. Voi ce l'avete fatta e altri no. Perché voi sì? Qual è il vostro segreto? Perché siamo belli. Troppo belli. Troppo belli. Ma tipo c'è? No, non lo so. Cioè, tipo sicuramente ha influito tanto che all'inizio avevamo veramente pochissime pretese. Veramente pochissime. Poi il resto non lo saprei dire. Non so se gli altri lo sanno, ma io non lo saprei dire. Differenziare qualcosa di diverso che avete voi che altri che abbiamo fatto. No, cioè quindi è questo, questo è un il sesso non sicuro. Sono tutte cose che giocano a nostro favore, credo. In effetti sì, questa è la vera rivoluzione. Ma invece andando dal web alla TV, cosa perdete e cosa acquistate? Siamo un sacco di soldi. Okay, siamo un sacco di soldi, di champagne, di donne, di macchine, swag, macchine veloci, acquistiamo molto swag. Acquistiamo anche molte Nike. Acquistiamo molte Nike, perdiamo le ore di sonno. Perdiamo sincerità, perdiamo tutte quelle caratteristiche che ci hanno portato ad essere noti. Quindi in realtà la semplicità. La semplicità, insomma, la roba di discount. Dietro ai vostri video c'è un sacco di lavoro. Quanti check avrete buttato dall'inizio? Nessuno. Non c'è un video di papere. Nessuno. Tutte buone alla prima. Non è vero. Tutte buone. Abbiamo deciso di avere questa politica buona alla prima. Tutto buone alla prima. È nuovo cinema paradiso. Nuovo cinema paralitico. Paralitico. Nuovo cinema paralitico. Nuovo cinema paralitico. Se qualche video che avete fatto e non l'avete mai caricato? Ci stanno, quelli ci stanno. Ma perché non li avete caricati? Perché sono troppo belli e adesso non ce la sentiamo di rompere il culo al web così subito. No, ci stanno alcuni carini. La gente sta cercando di mettere. Tra l'altro, a proposito della Lazio merda, volevo dire, c'è sta uno molto bello in cui c'è sta Matteo Quinzi che piange di fronte al televisore e non si capisce perché piange. Poi si gira la telecamera e c'è lui che si sta a vedere il pupo, sta a vedere a Roma, capito? Si chiama la passione dei Quinzi, come si chiama? No, non abbiamo mai pubblicato, non lo so. Il miglio giallo rosso. No, il miglio giallo rosso è quell'altro. Ah già, no, non mi ricordo. Però quello e altri non l'abbiamo pubblicato perché. Quell'altro non l'abbiamo pubblicato. Dai, tu quello di tuo fratello che viene svegliato una notte da una telefonata dell'amico suo che te chiama, fa: oh, ma non andiamo a trance? No, sì, ti avevo detto a pranzo, domani a pranzo. Però è una cazzatona immensa, capito? Poi stacco, torni al tavolo, ma ora che a trance era martedì, tipo. E tra tutti uno a cui siete più affezionati, uno c'è il vostro preferito, il video preferito tra tutti quanti? Shrek in for a Dream. Da qui tu c'è il video migliore. Io e Ernie è sicuramente quello più riuscito. No, dipende, ci sono delle cose a cui sono legato. La seconda puntata di Lost in Google. Sì. Legato emotivamente perché magari c'è. Era un momento in cui ancora tipo ci beccavamo non per girare ma per fare delle altre cose e poi giravamo, tipo, infatti Amore Tossico mi diverte tanto pure perché c'è tutta quella parte lì al tavolo dove poi sono usciti tutte quante le papere, perché cioè noi ci eravamo incontrati per giocare a Monopoli. Ti ricordi? Dovevamo finire di girare, però in realtà tipo eravamo fattissimi. Perché in realtà ci avevamo tipo beccati per fare le canne e gioco a Monopoli, quindi a una certa tipo non gliela facevamo più praticamente di un cazzo. E quello è un bel ricordo. Sì, è un bel ricordo. Mi spiegate il bianco e nero? Allora, il bianco e nero è fatto dal bianco che è un colore praticamente. Cioè praticamente sono tutti i colori insieme. Esatto, il nero invece è l'assenza dei colori. E poi c'è la scala dei grigi. Esattamente. Ah. Prossima domanda? No, vabbè, non te lo spiega Luca. Vai, Luca. Mi sono anche stancato di fare queste cose tipo mezze serie, no? Perché. Ma infatti non lo stiamo, cioè non mi sembra stiamo prendendo seriamente Luca. No, perché poi alla fine serie lo devo rispondere io, capito? Ah, rispondo le palle io, alle persone, lui è quello simpatico, io sono quello che rispondo io. Il culo. Vabbè, perché il bianco e nero, perché appena lo vedi dici cazzo figo il bianco e nero, non devo pensare alla fotografia, capito? Non devo star là a mettere le luci perché butto tutti i contrasti, bello. Figo go. Swag. E voi puntate molto sulla vostra romanità fin dall'inizio. Sì. Continuate, mantenete no, questa linea. No, io capisco. Contrario suo.
perché lui non parla italiano. No, parla rumeno. Meno, ok. No, infatti la prossima serie di Pizza sarà solo esclusivamente in bulgaro. Esatto. Ma sottotitolato? No. Ah, così. Sottotitolato sì, in greco. Ah, ok. Per renderla un po' più tipo Gomorra, praticamente. Sì, in russo. Tipo Gomorra. No, sì, cioè la manterremo anche perché tanto, cioè, come diciamo spessissimo, ormai non gli interessa a nessuno sentire la gente che parla in italiano, che cazzo ti frega. No, ma anche tipo riferimenti alla città, a Roma, comunque all'inizio mi hanno aiutato, forse no. Sì, cioè poi molte persone pensano che in realtà poi ti penalizzano perché chi non conosce quelle cose non se le gode, ma sti cazzi te vai a informare, che te lo devo dire, scusa. Perfetto, io ho finito. Anch'io. Vi ringraziamo. Grazie. Grazie a voi. E aspettiamo il film. Ciao. Sono felice.